Benvenuti a questo webcast dedicato all'innovazione dei principali processi commerciali in un'azienda leader nel mondo fashion che fonda la sua gestione operativa sui sistemi SAP. Come prima cosa mi presento, io sono Silvio Grosso, Sales Director South Europe di Vistex e oggi ho il piacere di avere qui con me Elisa Filippone, Senior Director of Management Accounting di WWF EMEA e Roberto Damini, Global SAP Supply Chain Technology di WWF Corporation, che ci racconteranno, ci presenteranno il progetto che stanno portando avanti con Vistex. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, vorrei spendere due parole su Vistex, una multinazionale americana che nasce oltre 20 anni fa a Chicago, società partecipata da SAP che propone degli add-on certificati in manutenzione e a listino SAP e quindi a tutti gli effetti possono essere considerati prodotti SAP. In ambito fashion, che è una delle industries a cui ci rivolgiamo, i SAP add-on by Vistex consentono di migliorare, di ottimizzare il processo di gestione dei prezzi end-to-end, così come il ciclo di vita dei contratti con i partner di canale, dalla pianificazione all'esecuzione e controllo di tutte le poste contrattuali, oltre a temi legati a royalties e sales commission, sia per le organizzazioni commerciali che per gli store assistant. Bene, dopo questa breve introduzione è il tempo di lasciare spazio ai nostri ospiti. Elisa, Roberto, parto subito con la domanda per eccellenza, ovvero qual è stata la motivazione che vi ha spinto a intraprendere questo percorso di New Pricing Integration con Vistex? Roberto, chiedo a te di partire con una prima risposta. Sì, grazie Silvio, sia per l'introduzione che per l'invito a parlare di WWF e della nostra esperienza con Vistex. Se mi consenti, prima di rispondere alla tua domanda, vorrei fare una piccola introduzione di WWF. WWF è un'azienda che opera da oltre 120 anni nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori. È uno dei protagonisti globali di questa industry. È presente in oltre 125 paesi, ha più di 35.000 dipendenti. Il nostro headquarter sta negli Stati Uniti a Denver, ma abbiamo una sede europea responsabile per tutta l'Europa che è basata nel canton vicino a Stabio. Allora, probabilmente il marchio WWF non è così noto al grande pubblico. Lo sono invece i 12 brand che operiamo in tutto il mondo. Ne cito solo alcuni, i probabilmente più grandi e più noti, Vans, The North Face, Timberland, Napapijri, tutti brand molto, molto amati, con prodotti estremamente apprezzati dal pubblico e alcuni particolarmente iconici. Penso probabilmente tutti conoscete le old school di Vans, le prime Nuxi di Kenneth, le giacche Rainforest di Napapijri. Che cosa mette insieme? Cos'è il tratto comune di questi 12 brand? L'attenzione a promuovere modelli di vita attivi e sostenibili per il benessere delle persone e per la salvaguardia del pianeta. Questo che ho appena riassunto è veramente il core purpose di WWF. Passando un po' più ai temi IT, vi do una breve nota di contesto sui nostri sistemi. WWF ha scelto SAP già molto tempo fa. Noi abbiamo delle istanze, tre istanze regionali, una per Nord America, una per Europa e una per l'Asia. In EMEA in particolare abbiamo completato un programma di trasformazione basato su SAP, sulla soluzione verticale per il fashion nel 2020, un programma analogo in corso in Nord America e presto APAC seguirà. Lo scorso anno abbiamo deciso di lanciare il progetto Vistex con focus iniziale su EMEA, probabilmente seguirà poi anche Nord America. Per rispondere meglio alla tua domanda, lascio la parola a Elisa che ci descrive un po' meglio ambiti e obiettivi anche da un punto di vista business.
Grazie Roberto e Silvio. Io mi chiamo Elisa Filippone e lavoro in VF EMEA Headquarter Europeo e mi occupo di finance. Ho seguito insieme a Roberto fin dall'inizio l'implementazione di SAP in azienda e quest'anno abbiamo avuto il piacere anche di migliorare, diciamo, ulteriormente il nostro sistema implementando la soluzione di Listex lato prezzi e sconti. I motivi che ci hanno spinto a intraprendere questo nuovo progetto sono essenzialmente legati all'esigenza di semplificare il processo di gestione dei prezzi degli sconti commerciali che offriamo ai nostri clienti. Attualmente abbiamo più di 20.000 clienti attivi in Europa, a cui molte volte proponiamo dei pacchetti commerciali non sempre, diciamo, semplificati e armonizzati. Di conseguenza, la soluzione Listex ci offrirà la possibilità di semplificare il processo e quindi di avere anche una migliore governance sul processo stesso. Noi siamo un'azienda quotata, soggetti quindi anche a tutta una serie di controlli SOX e quindi per noi avere un sistema in cui possiamo tracciare azioni, in cui possiamo tenere traccia di tutte le azioni che vengono compiute nel sistema è sicuramente una cosa molto importante. Infine, ci aspettiamo anche di armonizzare ulteriormente la nostra offerta commerciale. Molto spesso, la nostra forza commerciale, che è attiva su, come abbiamo detto, una piattaforma di multi-brand, offre ai clienti partner commerciali, diversi. Mentre noi come BF vogliamo andare sul mercato con un'offerta commerciale che sia coerente e che ponga i nostri brand di fronte al cliente allo stesso modo dal punto di vista commerciale. Quindi questo progetto ci ha dato anche proprio l'opportunità di armonizzare il nostro schema di sconti e di poterlo applicare quindi in maniera coerente su tutti i nostri brand. La scelta, come diceva prima Roberto, è caduta su Vistex proprio perché noi siamo un'azienda SAP e per noi quindi era molto interessante avere una soluzione che fosse un add-on sulla piattaforma stessa. Elisa, sappiamo che il progetto non è ancora concluso, se non erro il go live è previsto per fine ottobre 2022, però quali sono i benefici attesi che avete appunto sul progetto Vistex? Sì, siamo in una fase appunto di implementazione e il nostro go live ormai è vicino, mancano veramente poche settimane, ma quello che ci aspettiamo di avere immediatamente con beneficio è innanzitutto una standardizzazione, come dicevo prima, nelle logiche di applicazione dei prezzi e degli sconti. Questo per noi è un must have fin dall'inizio del progetto e siamo molto confident che raggiungeremo questo obiettivo. Ci aspettiamo anche di osservare una drastica riduzione degli errori che spesso si compiono lato fatturazione nell'applicazione degli sconti, avendo un numero molto alto di customer, di clienti e di sconti con il processo attuale che prima di Vistax abbiamo molte volte il problema che succedono degli errori in fase di fatturazione. Con la soluzione Vistax ci aspettiamo che questi errori scompaiano e quindi i nostri clienti saranno, diciamo, più soddisfatti della qualità del servizio che noi andremo a offrire loro, anche appunto in termini di fatturazione e di documentazione. Infine, ci poniamo come obiettivo quello di avere tutto un workflow approvativo interamente tracciato in SAP. Come dicevo prima, la nostra è un'azienda quotata e abbiamo delle esigenze di controllo interno ed esterno molto, molto importanti. Quindi avere la possibilità di anche retroattivamente andare nel sistema e verificare l'approvazione in termini di chi ha approvato e quando i listini e gli sconti sono stati approvati, per noi costituisce questo un beneficio molto importante. Aggiungo magari un commento dal punto di vista IT. Ora, è già stato citato in precedenza che Vistex è un add-on completamente integrato nell'ERP.
Questo per noi è estremamente importante. Immaginate 12 brand che introducono nuovi assortimenti almeno 2 volte l'anno. Questo significa un volume di dati estremamente elevato che noi possiamo gestire con un'applicazione integrata dentro SAP che è capace di leggere e scrivere sul database ANA in real time. Quindi non abbiamo bisogno di complesse architetture di interfaccia che gestiscano questa mole di dati con possibilità di errore di leakage nel trasferimento. Un ultimo punto riguarda anche la user interface. Anche da questo punto di vista, Vistex utilizza SAP Fiori come interfaccia utente. E che è già nota ai nostri utenti e già inclusa nella nostra architettura. Quindi, di nuovo, un ulteriore elemento di semplificazione anche in questo senso. Bene, siamo arrivati a questo punto alla parte conclusiva. Un grande ringraziamento a Elisa e Roberto per questi interessanti spunti di riflessione. Concludo solo ricordando che i SAP Add-on by Vistex sono a disposizione di tutte le aziende fashion e non solo, che come WF intendono innovare e ottimizzare i loro processi core facendo leva sulla nostra esperienza, sull'esperienza Vistex. Grazie a tutti per la partecipazione.